È arrivato il momento di svapare. Svapo web. Rimane viva questa testimonianza, un giovane che ha dato la vita per mantenere il suo giuramento di fare il carabiniere e farlo bene, rimane nella coscienza di tutti quanti i beneventani e non solo. Quindi questo è un messaggio indispensabile, paradossalmente un messaggio che rimane più efficace di tanti altri gesti che vengono fatti da persone che rimangono in vita. Quindi oggi lo sport in questo torneo fra dilettanti vuole dare un messaggio che va al di là del fatto agonistico, anche dello stare insieme. Quindi io sono veramente orgoglioso del fatto che questo territorio ha saputo mantenere vivo quell'esempio. Lo diciamo troppo spesso, però noi stessi sappiamo che a volte rimangono solo parole. In questo caso le parole stanno diventando fatti, perché è una comunità che attorno a Tiziano dà un messaggio verso la legalità, la libertà, l'essere onesti, e questo non è un fatto secondario. Tiziano Della Ratte è un eroe che appartiene non solo più a questa comunità, è un eroe che appartiene non solo al mondo delle istituzioni dell'Arma dei Carabinieri, ma è un patrimonio di tutti. Il suo sacrificio viene rinverdito ogni anno in ogni occasione utile, lo si fa dove in qualsiasi punto vi è disponibilità a farlo, quest'anno con grande partecipazione, anche con tanto impegno, abbiamo voluto ospitarlo qui a Sant'Agata per volontà innanzitutto della vedova e della famiglia tutta. La partecipazione oggi del mondo delle istituzioni del governo nazionale a quello regionale, dell'Arma dei Carabinieri ai massimi vertici è a dimostrazione ancora una volta, se ve ne fosse stato bisogno, di un'attenzione che va dato non solo, ripeto, alla memoria ma alla figura di Tiziano Della Ratte. Di questo ne siamo orgogliosi, il nostro eroe è un eroe di un sacrificio che non può essere dimenticato, ma nello stesso tempo nel ricordo in particolare dei giovani va creata quella prospettiva e quella speranza per guardare avanti al futuro affinché tutto ciò non accada più e affinché si possano condurre battaglie per la legalità, rimettendo sempre maggiore e in maggior forza e con maggiore determinazione al centro quelli che sono i valori veri della solidarietà, dell'amicizia e della partecipazione che in una comunità devono essere i capisaldi.